Raga, ci tengo a scusarmi se questo video dura molto, ovviamente sono andato molto nel dettaglio. Voi non siete tenuti a guardare tutto il video ora, ovviamente, non mi aspetto che voi guardiate tutto il video adesso, ma metterò in descrizione il minutaggio dove trovare i vari amplificatori. Ovviamente li identificherò con la lettera che hanno i miei amplificatori. Prestate bene attenzione alla lettera dei vostri amplificatori. In sostanza non cambia nulla, i passaggi sono sempre quelli, cambierà solo l'ordine delle vostre lettere. Cambierà solo per le prime difese di Montespago, lo sapete che A e B, una volta che arrivati a Montespago 10 non ve li attaccheranno più, compreso quello che è il mio amplificatore I. Nel video vi spiegherò tutto nel dettaglio, raga, e che dire, buona visione. Uè ragazzi e bentornati. Oggi vi mostrerò come è buildata la mia Montespago. Allora, prima di cominciare col farvi vedere come è buildata la mia intera base di Montespago, partiamo con una premessa. So che a me mi segue gente che comunque ha appena cominciato a giocare Salva al Mondo, so che mi segue gente che comunque non ha ancora tanta dimestichezza, e so che mi segue anche gente che comunque è già arrivata in endgame, gente che ha già finito il gioco e sa perfettamente come funziona il gioco. Allora, io per la mia difesa endurance premetto che non ho fatto passaggi complicatissimi, non ho sconvolto tanto, diciamo, l'intelligenza degli zombie per fargli fare giri immensi che potrebbero comunque anche decidere di prendere altre strade rispetto a quella che scegliamo di fare noi. Ma attenzione, un passaggio che cos'è? Innanzitutto un passaggio deve essere una via che conduce gli zombie da dove nascono all'obiettivo comunque che devono distruggere. Noi dobbiamo cercare di condurre con una strada piena di trappole. Una cosa fondamentale che dovete considerare è che lo scudo antitempesta verrà attaccato solamente da est, a differenza delle prime difese di Montespago che verrà attaccato anche da nord. Come vedete, io da nord ho completamente tolto tutto il passaggio perché appunto è impossibile che attaccheranno di nuovo. Allora, questo è come si presenta il mio tunnel dall'esterno. Qua ve lo faccio vedere un attimo da fuori. Qua è tutto chiuso, vedete? Qua è chiuso, che è il punto da dove spawneranno. Chiuso, tutto chiuso. Qua abbiamo il tappezzamento antistreghe, alto 4, 1, 2... 3-4. Nella maggior parte dei casi io mi sono trovato bene così. Avendo chiuso qui non c'è stato mai nessuno zombie che veniva. Le streghe qui sì ci vengono, ma se voi tenete chiuso, se voi comunque impedite di venire, loro prenderanno la strada più comoda, diciamo. Ecco, questo è il tunnel come si presenta dall'esterno. Attenzione, partiamo dallo spawn kill. Loro nasceranno qui, precisamente in questo punto, fino a qua. Loro nasceranno in questo punto qua. È molto importante anche la posizione dei compagni, perché come vedete io lì avrei potuto benissimo evitare di mettere quei pugni a muro. Però non si sa mai, se abbiamo un compagno che non sa bene le regole del gioco, se abbiamo un compagno che fa un po' quello che gli pare, quindi non tiene bene la sua posizione, sconvolge un po' quello che è la I degli zombie, l'intelligenza artificiale degli zombie, ecco, molti potrebbero finire a spaccare da qui o addirittura in certi amplificatori in punti veramente critici. Ma vediamo, lo spawn kill ovviamente tappezzato di gas. Dovete prendere bene le vostre misure, raga, per quanto riguarda la bomba di lava. La bomba di lava non è mai fissa, cambia da base a base, può essere che cambi leggermente. Come vedete comunque non cade sempre nello stesso punto, ma cade in posizioni leggermente differenti. Quindi raga, prendete bene le misure, perché non mi va che voi sprechiate le vostre risorse. Ecco, comunque costano le trappole a gas. Semplicemente voi magari sì, sprecate il metallo, il legno, ci mettete un tetto di legno, vedete un po', vi allontanate, e allontanandovi diciamo di un bel po', tornando indietro, la bomba di lava dovrebbe riattivarsi, ok? Eccola qui. Come vedete, a voi sembrerà che io posso continuare a costruire così, ma invece no, perché la bomba di lava non è sempre qui, raga. Certe volte si sposta più in qui, certe volte si sposta più in qui. Quindi dovete prendere veramente, veramente bene le misure. Aspettatela un paio di volte su ogni spawn, vedete bene dove vi cade a voi, perché comunque può essere che non cada uguale a me. Procediamo con il tunnel. Questo è lo spawn kill dove appunto succederà la maggior parte del lavoro, diciamo, no? Dove tutti gli zombie comunque verranno danneggiati il più possibile, dove le gas continueranno a scorrere e danneggiare più zombie possibili. Qui abbiamo pugni a muro per disorientarli, aculei di legno terra per rallentarli. Io utilizzo sempre questa trappola, raga. Nei miei tunnel non troverete altre trappole, perché io preferisco appunto tenerli rallentati il più possibile questi zombie. So che non fanno tanto danno, so che potete anche alternare questa trappola con per esempio un aculeo di legno a ferro a terra, con la pozza di bitume, con qualsiasi trappola che voi volete. Però raga, a una certa anche gli aculei retrattili a terra contro gli zombie al 300, cioè, li fanno il solletico. A una certa, veramente, è meglio solamente rallentarli, stordirli, respingerli indietro
dietro, appunto coi pugni, perché la maggior parte del danno lo faranno esclusivamente le gas. È questa la trappola che comunque farà la maggior parte delle nostre difese, del nostro lavoro, farà tutto esclusivamente questa trappola qui. Vediamo come ho proceduto. Il pugno qui mi potrebbe sbattere gli zombie giù dalla discesa artificiale. Qua c'è una discesa artificiale, non è creata da me perché ho sfruttato la mappa. Quindi loro non gli verrà mai in mente di spaccare, che ne so, qua e salire direttamente da qui. Loro dovranno per forza, una volta che verranno sbattuti qui, ripercorrere questa strada e addirittura tornare qua per poi tornare su. Ok, qua c'è un altro pugno che si attiva in caso di perdita. Qua è inutile metterci i muri perché comunque ce li spaccano. E come vedete un altro pugnetto qua. La maggior parte del danno qua verrà effettuato dalle bordate. Oltre che comunque non stordirli, ma sì, li stordisce leggermente per quella frazione di secondo, gli ferma un attimo. Però oltre a quello prendono anche un danno esagerato con le bordate. Semplicemente le palle rimbalzano una, due, tre volte. Essendo da due lati sono una, due, tre volte. Per due sono sei volte, se non di più, raga. Poi dipende anche. Prendono un danno veramente esagerato. Beh, una volta che poi gli zombie riusciranno, per puro caso gli smasher, comunque una certa, magari riusciranno a passare, riusciranno a affrontare, verranno rimbalzati dappertutto. Qua ci sono un pugno muro che comunque cercano di sbattere gli zombie giù nella discesa naturale. Perché ricordiamo, se la discesa è naturale, agli zombie non verrà in mente mai di spaccare, perché non hanno alternativa. Dovranno per forza continuare a percorrere la stessa strada. Loro qui entrano e trovano lo stesso ragionamento con delle piccole stanze perditempo. Stanze perditempo che sono effettuate sempre da gas e pugno muro che li sbatte appunto nella stanza perditempo. Aculi di legno terra laddove possiamo rallentarli, anche se qua voi in teoria potrete decidere di cominciare già con gli sbalzatori e mandarli su quell'impatto. Ecco, io mi sono trovato bene così, devo dire, perché comunque la differenza si sente con gli aculi di legno terra, il pugno che fa la stanza perditempo. Qua ce ne abbiamo un'altra, l'ultima stanza perditempo, purtroppo non possiamo farla con l'aculeo, però è sempre una stanza perditempo, ok? Leggermente differente, leggermente su un piano elevato, però funziona comunque. Qui, una volta che comunque arriveranno, si spera, solo gli smasher, dovranno comunque saltare. Ecco, se non saltano qua, al primo colpo arriveranno qui. Tenteranno di spaccare questa scala o, mal che vada, loro cosa faranno? Cercheranno di andare di qua. Una volta che loro cambieranno direzione, beccheranno altri due sbalzatori che magari li faranno saltare. Adesso a me mi hanno tolto le trappole buggate, quindi automaticamente ho un po' di slot più liberi. Come vedete ho tanti spazi liberi per ancora costruire, non sono neanche nel limite, con tutti questi tappezzamenti. Questo perché ieri l'Epic ha fatto un aggiornamento che ha rimosso tutte le trappole buggate. Si vede che me le conteggiava come trappole, appunto, che me le conteggiava come strutture che occupavano spazio. Ecco raga, questo è il senso. Allora, lo scudo antitempesta non è neanche così tanto importante da difendere. A me sì, me l'hanno attaccato al round 29, però è randomico, noi verremo attaccati nel round 1. Addirittura ho avuto endurance dove lo scudo antitempesta me l'attaccavano solo ed esclusivamente al round 1. Però è giusto difenderlo, perché mettete che comunque arrivate al round 29, vi attaccano lo scudo, voi avete progettato il tunnel solo per fare la prima ondata, diciamo che non è il massimo. Una volta che loro arrivano qui, saltano, se poi arrivano qui sotto questa scala e spaccano, faranno un salto che li rimanderà direttamente qui indietro. Li rimanderà qui indietro, quindi dovranno ripercorrere tutta la strada, dovranno ripercorrere fino a qui. E o salteranno, stesso discorso, oppure salteranno di nuovo indietro. E diciamo che è un po' un perditempo, tra virgolette. Poi, oh, tirate fuori lo schioppo e gli sparate in caso, cioè non è un problema. Io non vi consiglio di fare salite artificiali, nel senso fare la scala che sale direttamente, li fa salire qua, li sbatte tutti giù, perché comunque le salite artificiali anch'io ho provato a farle in qualche amplificatore, ma una certa, quando gli zombie salgono troppo di livello iniziano a essere tanti. Non reggono tutti questi ragionamenti, fanno un po' quello che gli pare. Ok, direi che mi sono un po' dilungato troppo per lo scudo antitempesta. Andiamo a vedere un attimo anche gli altri amplificatori. Procedendo per ordine, abbiamo l'amplificatore A e l'amplificatore B adesso. Vi anticipo appunto che l'amplificatore A e rispettivamente l'amplificatore B possiamo lasciarli completamente vuoti. Una volta che abbiamo messo rispettivamente gli amplificatori che vanno a coprire il punto di spawn dove attaccavano questi amplificatori, ovvero abbiamo questo amplificatore che dopo aver messo questo non verrà più attaccato, e poi abbiamo l'amplificatore B che dopo aver messo l'amplificatore C e l'amplificatore E non verrà mai più attaccato, potete stare tranquilli. Per l'endurance, se avete già fatto Montespago 10, tirate giù tutto e state tranquilli che A e B, rispettivamente questo amplificatore, non verranno mai più attaccati.
quindi risparmiamo le strutture e le risparmieremo anche sull'amplificatore I, che non verrà mai più attaccato neanche questo nella modalità Endurance e neanche a Montespago 10. Quindi se voi state guardando questo video e siete a Montespago 10 o siate all'Endurance, il video va bene per entrambi di voi. Se siete a Montespago 8-9, dipende un po' da come avete messo gli amplificatori, ecco, dipende un po' da quello. Dopo l'amplificatore A e dopo l'amplificatore B, per ordine viene l'amplificatore C. Questo amplificatore qui, indifferentemente dalla lettera che il vostro amplificatore ha, è l'amplificatore più importante del gioco, perché è quello che verrà attaccato sia alla seconda ondata, sia all'ondata 9, ma anche all'ondata 30 fisso, e poi senza contare le ondate randomiche, ed è comunque anche in una posizione abbastanza favorevole. Io qui non ho avuto particolari problemi, insomma raga, basta spammare un po' di trappole, basta fare il passaggio come si deve, ma vediamolo un attimo insieme. Allora, questo è l'amplificatore, come si presenta l'amplificatore. Questo è il mio tappezzamento antistreghe, un po' eccessivo raga, non avete bisogno di estenderlo come me, ok? Guardate il mio tappezzamento come fa, è veramente esagerato. Le streghe, per esempio, da lì non verranno mai a lanciare, ecco, loro devono venire fino a qui per poter lanciare. Quindi sì, è esagerato, ma io preferisco prendere le cose con precauzione. Comunque una strega che lancia è peggio di uno smasher che carica. Preferisco 10 smasher che mi caricano la base piuttosto che due streghe che mi lanciano, o due lanciatori. Chiunque di voi a Montespago, raga, sarà d'accordo con me. Ma vediamo un attimo. Così è come si presenta il mio tappezzamento. Poco alto, semplicemente delle scale che rendono anche comunque leggermente l'estetica della base. E partiamo dallo spawn kill, perché sennò partire da qui non possiamo neanche farvi capire. Guardate come si presenta. Allora, questa è una salita che, questa è una collinetta naturale che ovviamente non è possibile scavalcare. Io ho deciso di chiudere di qua. Sì, è vero che ogni tanto qualche zombie viene a picchiettare di qua, eccetera, eccetera, ma ripeto, se voi non avete compagni che sconvolgono l'intelligenza artificiale degli zombie e stanno nel loro posto, non succederà mai. A parte qualche mostro della nebbia, ogni tanto io veramente non ho mai avuto problemi. Un colpo di cecchino al neon e non si sa perché, al posto che spaccare qua, cambia strada e va di qua per correre quello che fanno tutti gli altri zombie. Ecco, allora, gli zombie nascono precisamente da lì. Io ho visto gente, addirittura mio fratello ha fatto lo spawn kill lunghissimo fino a qui. Io ci ho semplicemente messo le gas essenziali, le prime gas che partono da qui sotto, ok? Le prime gas qui sotto con uno spazio qua libero. All'inizio c'era una gas anche qua che purtroppo mi rompevano sempre, quindi ho deciso di toglierla e risparmiarmi le due strutture. Ok, qui saliamo e abbiamo bordate. Bordate che non stordiscono ma fermano per quella frazione di secondo. Frazione di secondo che comunque dà modo alla gas di potersi attivare e poter fare il suo danno. Sceglieranno di percorrere due strade, quindi o di qua, che comunque non mettendo il pavimento, attenzione a non metterlo raga, perché se mettete il pavimento qui vedete che io non ci passo più camminando. Tenete bene a mente questa regola: se voi non ci passate camminando, nella maggior parte dei casi gli zombie neanche. Quindi voi non tenete il pavimento, così avete modo che gli zombie passino anche di qua e vengono appunto rimbalzati direttamente indietro. Vengono rimbalzati indietro, ma prima ancora vengono rimbalzati da questo lanciatore a muro direttamente da qua. Laddove possiamo rallentarli, decidiamo di rallentarli tipo qua. Loro sceglieranno di salire da qui addirittura. Loro saliranno da qui, questo sbalzatore si attiverà. Scusate, questo lanciatore si attiverà. Farà attivare questo i prossimi zombie, se no continueranno, passano di qua, se no si attiva questo. Se no qua iniziano già a essere rallentati e pigliare veramente danno esagerato dalle gas. Vengono comunque risbalzati indietro di qua. E qua arrivano nel tunnel principale, laddove il tunnel si connette. Laddove il tunnel si connette, io ho visto gente che addirittura qua ha fatto un altro slalom. Però molte volte gli smasher arrivano e caricano se voi ci fate lo slalom. Già decidono di caricare a volte questo muro, se non per parlare di questo muro qui. Quindi io mi sono trovato parecchio parecchio bene col tunnel così, semplicemente con due stanze perditempo di qua. Due stanze perditempo che fanno rallentare qualsiasi zombie. Qua il lanciatore a muro che fa ripercorrere addirittura tutto il tunnel verso appunto indietro. Quindi noi continuiamo il percorso del tunnel, saliamo. Se loro salgono qui, ecco, gli smasher hanno due possibilità. Una volta che passa il primo si attiveranno tutte e due, quindi o salta o viene sbalzato indietro. Però se poi continua, se poi continuerà a esserci un flusso costante di smasher, una volta si attiva questo lo rimanda indietro, una volta si attiva questo e addirittura lo fa saltare e prendere danno da caduta e morire di impatto se è possibile. Se no abbiamo altri spazi per farli saltare. Qua ho preso delle precauzioni in più per quanto riguarda gli zombie dell'ondata 30. Se qualche zombie riesce a passare, mal che vada da tutto qua perché le trappole lì sono esaurite, eccetera eccetera, gli zombie che passano qui vengono ributtati di qui e addirittura vengono fermati sulla pozza di bitume. Ciò perché l'ho fatto? Perché la pozza di bitume mi ferma gli zombie nel caso gli zombie vengano lanciati dal pugno muro a qui.
Nel frattempo che vengono lanciati si attiveranno tutti questi, ok? Quindi io ho bisogno che loro arrivino qui, si fermino per un tot di secondi per dar modo a queste trappole di ricaricarsi. Una volta che si ricaricano o saltano e prendono danno da caduta o vengono ributtati qui. Dove vengono ributtati qui? Vengono ributtati su un'isola che potrebbe essere o perdi tempo o addirittura farli ritornare dal luogo in cui sono nati. È molto particolare questo spawn, non ho visto nessuno farlo in questo modo così. Io ho deciso di farlo così e ha funzionato un po' di volte. Poche volte, perché sono pochi gli zombie che riescono ad arrivare qui, raga. E comunque sbattere due volte di fila allo smasher non ci riuscite, ve lo dico già in anticipo, non ci riuscite. È ancora in fase di testing comunque questa cosa qui, spererò che funzioni al 100%, ecco. Mi tocca dirvelo, comunque potete anche optare per fare qualcosa di vostro più personale. Uno slalom in più, insomma raga, decidete voi. Io mi sono trovato bene così, gli smasher così facendo questo cubo qua non mi caricheranno più questo muro, perché prima sì, tentano di spaccare qua perché vedono che è una strada più semplice a quanto pare. E questo è il mio amplificatore C. Adesso siamo passati al mio amplificatore D. Ci tengo comunque a ricordarvi che vi sto mostrando sì le mie lettere, così voi avete un punto di riferimento, però fate bene attenzione alle vostre lettere. Ognuno sceglie l'ordine in cui mettere le lettere, però quello non ha importanza, non ha influenza sul gioco, ecco. Ha influenza sì nelle prime difese di Monte Spago, ma una volta che abbiamo completato tutto, una volta che siamo arrivati alla fine, cambierà appunto solo l'ordine delle vostre lettere. In sostanza tenete ben presente che il mio D è il mio Devil. Questo viene chiamato Devil dagli americani perché appunto l'amplificatore più infernale. Più infernale perché? Perché ci sono delle zone che sono particolarmente difficili da buildare. È l'unico amplificatore anche di tutta Monte Spago che ci vengono gli zombie da tre punti differenti. So che comunque è possibile bloccare gli spawn per quanto riguarda la modalità Endurance, basta che ci facciamo sopra la piramidina con F4 laddove loro vanno a nascere, però io raga, essendo un creatore, non posso permettervi di farvi vedere una cosa del genere e dirvi ok, fatela così. No, io l'ho affrontata buildando il tunnel anche qui, cercando di capire comunque le meccaniche migliori, cercando anche di capire perché gli zombie cercavano di passare da un punto e non da un altro. Ho provato con le salite artificiali, qui ho provato di tutto raga, e alla fine questo è il metodo che mi ha funzionato maggiormente, diciamo. Mi ha funzionato maggiormente, però comunque ricordate che dallo spawn da nord, se vi attaccano da nord, è veramente un punto 666, come possiamo chiamarlo, un punto brutto. Partiamo subito dal lato nord, perché ovviamente il punto più brutto, abbiamo detto. Allora, così è come si presenta il mio amplificatore, con tanti sbalzatori intorno, qua no, dove gli diamo il punto dove salire agli zombie. Questo è il mio tappezzamento antistreghe, che come vedete è veramente ampio raga, è veramente ampio sia di là che di qua, mentre di là ce l'ho solamente sulla destra perché di qua le streghe non sono un problema, di là destra invece magari qualcuna sì, ecco. Sicuramente potete ottimizzarlo il tappezzamento ulteriormente, specialmente da quel punto lì, ecco. Però io mi sento sicuro così, raga. Qua abbiamo il nostro spawn kill. Come vedete, tappezzato di gas, perché qua abbiamo bisogno di potenza, raga. Qua abbiamo uno spawn piccolino anche qui, ecco perché mancano un po' di trappole qua. Qua danno modo comunque agli zombie di prendere una strada, diciamo, che vogliono. Ecco, io vi faccio notare questa cosa qui. Qui voi potete mettere dei pavimenti, io vi consiglio di metterli così in diagonale, così da alterare l'intelligenza artificiale degli zombie, no? Così la maggior parte degli zombie che nasceranno qui decideranno di passare dentro al tunnel e non sotto qui. Quindi noi, il nostro problema è appunto qui sotto, perché come vedete non possiamo rallentarli, a parte qui, ma comunque non possiamo rallentarli tutti, ecco raga. Molte trappole le possiamo buggare qui sotto, vi insegnerò anche a farlo, è abbastanza semplice. Però io vi consiglio di fare soprattutto questo pavimento editato. Il problema di costruire no, il pavimento lo fate semplicemente, il problema è mettere le trappole, che è abbastanza complicato. Però una volta che voi riuscite a editare il pavimento, qui è abbastanza semplice, mettete due pavimenti in diagonale che vi sconvolgono un po' l'intelligenza artificiale degli zombie. Ve li faranno passare la maggior parte qui dentro, quindi solamente un piccolo spawn ve lo farà passare qui sotto. Ok, ci siamo. Quindi qui abbiamo sempre il solito tunnel qua, non le abbiamo fatto deviare la strada perché appunto lo stesso discorso che vi dicevo prima, cerchiamo di rendergli le cose più semplici passando da qui sotto. Io preferisco veramente che uno zombie mi passa da qui sotto piuttosto che da qui sotto, perché se lui mi passa da qui sotto non ho così grossi problemi. Loro percorrono le loro stanze per di tempo, i zombie piccoli muoiono e gli smasher qui decidono se saltare. Comunque qua una volta che si attiva funzionerà tutto ad alternanza, una volta si attiva questo, una volta si attiva questo, se non salta viene ributtato indietro in una stanza apparentemente perdi tempo, e qui possono comunque saltare di nuovo una stanza kill a smasher. Qua un pugno, perché è comunque lo smasher, una volta che viene rimandato qui vi romperà questo muro e passerà di qua raga, non è un problema, voi qua ci potete mettere benissimo un altro...
un altro pavimento con un'altra trappola. Per metterlo, raga, io vi consiglio di farvi un tetto sopra di voi e poi dovete prendere la trappola e fare un po' di saltelli finché ve la mette. Ok, come vedete sono riuscito. Sono riuscito, quindi spacco il tetto qua e ci lascio questa trappola qui. E ve lo consiglio di mettere queste ultime trappole come sbalzatori, in quanto funzionano, fanno saltare e fanno danno da caduta. Ecco, se c'è un modo migliore dove possiamo sfruttare questo sbalzatore, qua è il metodo migliore. Se proprio arrivano qui, raga, dobbiamo per forza farli saltare e farli morire. E avrete comunque problemi perché vi saliranno lo stesso fino a qui. Vi saliranno lo stesso, saliranno e insomma vi spaccheranno tutto. Una cosa che ho notato comunque è che se voi tenete il pavimento, tenete un altro sbalzatore, una volta che arriva lo smasher, se siete abbastanza attenti da fargli il pavimento dove lui sta spaccando, verrà automaticamente fatto salire sul pavimento e quindi lui percorrerà tranquillamente la strada e salterà. Quindi raga, decidete voi anche queste cose, perché sono cose che veramente cambieranno di molto il vostro stile di gioco. Ecco, io all'inizio tentavo più di farmela un po' cercando di far fare tutte le trappole senza fare il minimo sforzo. Poi ho visto che comunque effettuando la difesa così, mettendogli un semplice pavimento sotto gli zombie quando arrivavano, veramente mi risolveva il 99% dei problemi. Comunque questo era lo spawn di nord. Vediamo un attimo il tunnel di qua, è semplicemente tappezzato di gas e chiuso laddove gli zombie comunque spero non mi passino mai. Vi dico anche che io ho provato a fare un passaggio di qua, cercare di ributtare, ma raga è inutile. Così è il passaggio che mi ha funzionato meglio secondo me. Meglio secondo me, ed è anche l'unico punto dove ho utilizzato una luce a muro per stordire i primi zombie che cercano di passare. Qui sotto c'è una pozza di bitume che me li stoppa al posto che rallentarli. E qui sotto voi potete optare se mettere un'altra trappola o addirittura un pavimento obliquo, che comunque gli zombie che decideranno di arrivare qui magari ve li faranno fluire dentro questo tunnel, che è lo stesso tunnel che abbiamo di qua. E una volta che entrano dentro questo tunnel sono veramente più tranquillo. Ma vi anticipo già che non sarà così. Non sarà così, molti vi passeranno lo stesso da qui, gliene frega nulla gli zombie. Ora procediamo con il lato ovest dell'amplificatore Devil. Il lato ovest è abbastanza semplice rispetto appunto al lato nord. Allora, vediamo il lato ovest. Il lato ovest si presenta così, col solito tappezzamento leggermente sovraelevato. Quindi vi faccio partire a vedere il tunnel dallo spawn kill. Ah, ho sgamato una trappola relativamente inutile. No, non è inutile, non è vero. Allora, questo è lo spawn kill di qua. Voi sì, lo stesso discorso, potete fare le piramidine, ma non vi consiglio di farlo, in quanto poi magari un giorno la Epic patcherà sta cosa e dovrete comunque buildare tutto. Allora, qui abbiamo le gas che arrivano fino a qui perché abbiamo uno spawn fino a qui di zombie. Ecco, il più importante spawn di zombie arriverà da qui. Poi ci sarà qualche pisellino che nascerà lì sotto, però raga, a noi non è importante. Quelli che comunque nasceranno lì sotto semplicemente entreranno nel tunnel e voilà. Poi abbiamo un altro spawn kill veramente importante qui. Questo spawn kill qui sarà veramente grosso, in quanto poi non avremo altri punti dove poterli uccidere, perché abbiamo una bomba di lava precisamente qui, eccola qua. Abbiamo questa bomba di lava e abbiamo un piccolo spawn relativamente molto piccolo qui. Quindi vi toccherà chiudere questa parte se non volete avere problemi, fare un piccolo spawn sempre con i soliti pugni, rallentanti, bordate laddove potete, anche se le bordate annullano il lancio dei pugni a muro, però comunque una volta che passano gli zombie, raga, funzionano un po' alternanza, ecco, parliamoci chiaro. Poi, raga, qua lo spawn kill con la solita solfa, piccola deviazione per tutti gli zombie che li fa comunque perdere un po' di tempo. Solita cosa di qua, sempre pugni a muro laddove possiamo ributtare sempre gli zombie indietro, è sempre la cosa migliore da fare. Ancora meglio che fargli il danno, raga, credetemi, perché il danno lo fanno le gas, la maggior parte del lavoro lo fa sempre le gas, ricordatevelo. Quindi il tunnel continua da lì, qui che non possiamo metterci trappole perché c'è la bomba di lava. Continua per così. Qua abbiamo un tunnel a S, 180 gradi, che ci farà sempre perdere tempo agli zombie. Quindi noi li facciamo percorrere questa strada, ma neanche sconvolgere troppo la loro intelligenza artificiale, raga. Quindi arriveranno fino a qui. Qui avranno già il modo di saltare. Ecco, o fate come me, che una volta che saltano qui ritornano indietro, o se non volete rischiare non avere problemi comunque danneggiarli, togliete sta scala, fate una roba del genere, fate un muro, ce lo mettete così e state più tranquilli, ok? Li fate saltare e prendere il danno. Se non saltano qui, saltano qui, che è lo stesso pavimento buggato che vi facevo vedere prima. Ecco, qui più o meno il discorso è sempre uguale. Il tunnel di qua che avevo fatto vedere lo spawn kill invece, ma non vi ho fatto vedere il tunnel.
Il tunnel di qua, come vedete, vi dicevo, lo spawn principale sarà di qui, loro entreranno, solito giretto a 180 gradi. E poi qua dietro, vedete, c'è il muro, quindi non potete optare per fare la stanza perditempo di qua. Potete optare per farla di qua, ragazzi. Se vi rimangono le strutture, io ve lo consiglio. Ve lo consiglio di farla tipo così. Fate una bella stanza perditempo così. E ci mettete la solita... le solite cose, insomma. Poi se preferite mettere la pozza di bitume, raga, ci mettete la pozza di bitume. Se volete metterci... non lo so... gli aculei rallentanti, ci mettete gli aculei rallentanti. Se no, ci mettete quello che più vi pare. Vi ricordo che nella stanza per il tempo, ovviamente, io avevo la bordata. Quindi al posto della bordata ci vado a mettere il pugno. Ok, relativamente semplice, raga. Le stanze per di tempo sono una cosa fondamentale. Laddove potete aggiungerle, aggiungetele sempre. Non faranno che far bene al nostro team, ecco. Però attenzione che da questo lato sia tutto coperto, perché se voi fate la stanza per di tempo, poi può essere che comunque lo smasher, se di là era libero, una volta che arrivi qui dice: oh, sai che c'è? Io ti spacco sto muro e passo di qua. Quindi voi assicuratevi che sia tutto buildato come me, raga. Una volta che è tutto coperto, state veramente tranquilli che pochi zombie, ecco, arriveranno qui sotto a rompervi. Probabilmente ogni tanto romperanno questo muro, raga, ma fate bene attenzione, non sempre. Cioè, proprio round alti se vi va male, raga. E questo è il tunnel intero, come si presenta. Ho deciso di metterci il dardo così per farvi anche questo esempio, perché la bordata, avendo l'impatto, può essere che comunque, facendo arrivare gli zombie qua, una volta che arrivi qua, quella bordata si attivi e mi annulli sempre il lancio di questo pugno muro. Poi, sempre sull'amplificatore Devil, abbiamo lo spawn di est. Lo spawn di est è relativamente semplice. Allora, dove nasceranno gli zombie? Come vedete è pieno di lanciatori a muro qua. Cioè, come vedete è pieno di sbalzatori a terra qui, raga. L'amplificatore è buildato in questa maniera così che gli smasher non carichino, anche se qualcuno ogni tanto li prende il matto. Io poi vi consiglio di girare questa scala in base a dove è l'ondata. Se arrivano da lì la girate per di qua, se arrivano da di là la girate per di qua. E raga, che dire, questo è lo spawn kill. Qua abbiamo i soliti sbalzatori a terra che faranno saltare i nostri ultimi smasher. Potete cominciare anche da qui a farli. Però io mi sono trovato veramente veramente bene così, devo dire, eh? Veramente veramente bene. Qua abbiamo il solito giretto S che gliel'ho fatto fare qui. Questo non è un giretto S, anche se effettivamente lo è. Però qui abbiamo una collina naturale, guardate. Lì c'è il pugno, vedete? Qua è dove c'è il pugno, quindi loro qua non tenteranno mai di spaccare. Devono per forza percorrere quella strada, in sostanza. Quindi passeranno di qua, qua le solite celle per di tempo. Il pugno che gli rilancerà tutti indietro. Pugno che gli rilancia indietro, che gli rilancia indietro. Solita solfa, raga. Tutto così, tutto così. E gli sbalzatori a terra che me li lanciano e fanno prendere il danno da caduta. Inizialmente avevo le bordate qui, però mi... appunto, si attivavano ogni volta che arrivavano gli smasher, essendo che il tunnel è lungo. Quindi io cosa vi consiglio di fare? Vi consiglio di togliere le bordate laddove volete far saltare gli smasher al 100%. Laddove volete far saltare gli smasher al 100%, raga, togliete le bordate, semplicemente. Passiamo allo spawn un pochino più a destra, che è sempre però rivolto verso est, raga. Ok, ci saranno un po' di zombie che nasceranno da qui. Qui quindi noi ci mettiamo le solite gas. Io ho optato per questa maniera così. Mi sono trovato particolarmente bene senza dover sprecare troppe strutture. Anche se ora potete fare qualcosa in più effettivamente. Però non è un problema. Ho visto addirittura youtuber americani che hanno chiuso questa parte. Tutta questa parte hanno chiuso con tutti questi muri. Raga, a me non è mai successo che mi andavano zombie di qua a lanciare. Nemmeno i lanciatori. I lanciatori preferivano prendere di qua. Addirittura io ci ho messo un pugno qua che mi rilancia tutti gli zombie direttamente di qua. Io col cecchino a neon vedevo che gli zombie venivano lanciati fino a qua e addirittura tranquillamente tornavano indietro camminando e ripassavano dentro al tunnel. Qui il pugno che cercherà comunque di rilanciarci gli zombie più di qua, sempre solita cosa di qua. Il pugno che li lancia indietro, anche il pugno di qua, raga. In alto sempre le gas, il danno maggiore lo fanno le gas. Se volete mettere gas con durevolezza, siete liberi di mettere gas con durevolezza. Però io vi consiglio di metterne un po' e un po', ecco. Il percaggio delle trappole poi ve lo farò vedere in un altro video. Qua il pugno che ci rilancia indietro. E qua abbiamo il punto leggermente critico della difesa, ok. Facendo così io comunque ho notato che pochissimi smasher appunto mi tentavano di spaccare questo muro qua. Quindi se voi volete star tranquilli, io vi consiglio di buttare giù questo muro e aggiungere, che ne so,
vedevo che gli smasher mi facevano il giro così, e allora raga, optate per fare questa cosa così. Quindi avrete un punto in più dove ammazzare gli smasher. Se loro decidono di fare questo giro così, è appunto uno sbalzatore in più che si beccano. Pochissime volte mi sono trovato questo problema. Vi consiglio comunque di lasciare il muretto così, in modo che loro scendono, fanno in tempo. Se non prendono questo sbalzatore, lo prendono qua. Se non lo prendono qua, lo prendono qua. Se non lo prendono qua, lo prendono qua. Però essenzialmente raga, tutti questi sbalzatori li fanno saltare per forza. Ecco, voi, io vi consiglio di stare con la vecchia Bets in mano, con un'arma che comunque rallenti gli zombie, che abbia la perk che rallenti gli zombie, e quegli smasher che passano gli tirate un bel colpino di dell'arma che rallenta, e diciamo che vi aiuterà un sacco, veramente vi aiuterà un sacco, credetemi. Allora, siamo all'amplificatore E, che è quello, per farvi capire, dove abbiamo il buco immenso. Ok? Avete capito qual è? Guardate, così è come si presenta il mio amplificatore. Questo è il mio tappezzamento, chiuso di là perché le streghe adoravano venire di qua. Anzi, vi consiglio pure di farla doppia qua, se proprio posso essere sincero, perché come avete visto dalla mia difesa, l'ultimo round mi è passata la strega. Qua abbiamo il mio tappezzamento, che qua, raga, è veramente esagerato, perché qua erano un problema i lanciatori, specialmente qui sotto. Guardate, se io... no, non qui sotto. Qui sotto, vediamo se me lo fa vedere. Ok, addirittura ci ho messo questi due tetti, come vedete, che fanno sì che i lanciatori venivano, addirittura quando venivano lanciati, venivano qua sotto a lanciare, appunto, a lanciare. Quindi io ho deciso di fare questa piattaforma qua, che gli ha scoraggiati, fidatevi, così ripercorrevano anche loro tutto il giro. Qua abbiamo i soliti lanciatori a muro che comunque fanno saltare tutti gli zombie giù. Allora, qua c'è una regola. La regola qual è? Voi potete decidere di mettere gli sbalzatori anche a terra, però dovete fare le scale sopra, o decidere di rallentarli come me e farli beccare tutti i pugni a muro. Funziona anche così al 100%, senza dover mettere velocità di ricarica sui pugni. È funzionato, raga, al 100%. Io qui sto al 100% FK. Qua è importante che però i pugni siano 3 e ci siano anche gli aculei rallentanti, o in tal caso gli sbalzatori da terra. Io posso consigliarvi di fare alternanza, raga. Alternanza sarebbe perfetto, perché gli aculei rallentanti ve li rallentano gli zombie per un tiles e mezzo. Ciò vuol dire che anche se qui non c'è l'aculeo di legno, ma c'è, che ne so, lo sbalzatore a terra, se io vado a farci la scala, loro così cadranno direttamente giù di qua, no? Tirato una picconata per sbaglio. E loro verranno rallentati, oltre che per la durata della trappola intera, per un altro mezzo tile. Diciamo precisamente fino a qui. Loro saranno rallentati, poi comunque si spera che saranno già saltati. Però è una tattica anche questa, raga. Mi tocca dirvelo perché è quella più funzionale. Ecco, rallentarli e poi lanciarli, sinceramente, è la cosa migliore da fare. Qua comunque il lanciatore a muro che ci li rilancia e rilancia gli zombie tutti sotto. Qua, raga, se giochiamo a lanciare gli zombie sotto, abbiamo vinto. Abbiamo vinto perché pigliano pure il danno da caduta. Pigliano pure il danno da caduta. Dopodiché, una volta che loro cadono, e magari ovviamente non moriranno tutti, cioè, ce ne saranno un sacco che ripercorreranno questa strada qua. Guardate, saliranno di qua. E voi potete decidere qua di mettere addirittura un pugno e un altro pugno, no? Addirittura possiamo fare uno spawn kill, non so, metterci una gas in più se vogliamo danneggiarli ulteriormente. Raga, potete decidere di fare ciò che vi pare. Veramente, potete decidere di fare ciò che vi pare. Decidete voi. Io non l'ho fatto perché sinceramente non ce ne manco troppo bisogno, perciò ho lasciato tutto così. Però se volete stare più tranquilli, se risparmiate più strutture di me, potete farlo. Loro ripercorreranno questa strada, non andranno di là perché a me è tutto chiuso. Loro cosa faranno? Vedranno questa salita, saliranno di qua e raga, rifaranno lo stesso giro. È un loop infinito. Li butterete giù, piglieranno il secondo danno da caduta. Se è la seconda volta che passano di qua, ovviamente moriranno. Se è la prima volta, ripercorreranno nuovamente il giro e basta. Ecco, qua è importante la durevolezza trappole, raga. I pugni a muro vanno messi tutti con la durevolezza, mi raccomando. Fate ben attenzione, perché qua un pugno che esaurisce significa uno zombie che passa, che può passare e che può danneggiarci il nostro amplificatore. Io vi dico che in questo amplificatore buildato così, non avevo questo pavimento con lo sbalzatore, però ce lo lascio. So che è effettivo, so che comunque funzionerà meglio così al 100%.
E potete fare anche la stessa cosa di là. Come vedete di là ce l'ho così. Ho lasciato anche la strada aperta qualora gli zombie dell'altra ondata, non so, li prende il matto, decidono di passare di qua. Sono sempre benvenuti di qua, raga, diciamo. Preferisco che mi passino in quel tunnel piuttosto che di qua. Ecco, di qua mi tocca solamente farli fuori, di là cadono. Vediamo un po' però lo spawn dall'altra parte, perché come vedete, oltre che attaccarci da est, in questo spawn ci attaccano anche da sud. Da sud qua com'è? Qua è tutto una collina, diciamo. Qua ci sono i muri così perché non possiamo fare ulteriormente. E qua è la nostra mega stanza perditempo, anche se ogni tanto gli smasher ci caricheranno questo muro, quindi non funzionerà sempre. Però vi tocca tenerlo, raga. Comunque le prime ondate i muri reggono, il primo caricamento di smasher lo regge anche con la base. Dopodiché basta. Qua il tornado purtroppo vi toglierà tutte le trappole. Ecco perché avevo celle perditempo, le ho tolte tutte per risparmiare trappole. Le ho tolte tutte perché il tornado a round 5 vi toglie tutte le trappole e dovete rimettercele. Dovete rimettercele, non tutte essenzialmente, molte trappole però, comprese le gas, ve le leva. Perciò gli zombie loro arriveranno da qui. Nasceranno da qui, raga. Noi abbiamo fatto, allora, lo spawn di gas qui con le bordate dietro. Come vedete potevamo continuare, però c'è la bomba di lava che ci impedisce di buildare ulteriormente. Qui piccolo spawn, intanto saranno pochissimi gli zombie che passeranno da qui, raga, credetemi, pochissimi. Potete decidere anche di chiudere o lasciare aperto e fare il mini passaggio come ho fatto io. Ho fatto il mini passaggio così magari quegli zombie lì che li prende il matto dall'altro spawn possono decidere se andare di là o comunque passare di qua, insomma. Non si mettono a spaccare qua, ecco, non è quello il mio obiettivo. Se si mettono a spaccare qua, rischio che comunque mi passino in punti dove non beccano trappole, capite? Quindi lasciamo aperto di qua, lascio un mini spawn e siamo a posto. Qua il mega spawn tappezzato di gas, comunque cercare di fargli perdere tempo, anche se questi due pavimenti presto ce li toglieranno certi spawn, ve lo anticipo. Qua le solite gas che danneggiano gli zombie e gli aquilei rallentanti che rallentano i soliti zombie, solito discorso coi pugnamuro. Qua la mia sezione era chiusa fino a ieri, raga, era chiusa fino a ieri. Oggi ho preso dei provvedimenti per cercare comunque di fare una stanza per di tempo per quelli che sono gli smasher, qualcosa per ucciderli. È ancora in fase di testing, quindi non guardatela e voi fate così. La mia era così. Tutto questo è in fase di testing, questa parte che vedete, quindi vi farò sapere se funziona, perché sto escogitando un modo per fare, per ammazzare gli smasher anche qui, ecco, senza dover fare per forza buchi nel terreno qui, togliere le gas, sono davvero importanti in questi punti. Comunque qua gli smasher arriveranno, qua non caricano perché c'è la scala, al massimo caricheranno questo muro se proprio gli dà fastidio, però il mio obiettivo è farli arrivare qua e con lo sbalzatore farli saltare indietro e cercare di ucciderli il prima possibile, raga. Qua gli smasher saranno un problema, però diciamo che anche se spaccano e caricano, loro una volta che caricano, se voi qui avete abbastanza, diciamo, sbalzatori a terra, caricano, arrivano di qui, fate un muro, una scala, loro moriranno saltando di qua. O nella maggior parte dei casi vi spaccheranno questo muro qua e cercheranno, cioè, una volta che caricano e spaccano questo muro, cadono e rifanno il giro di qua, come fanno tutti gli zombie dell'altra ondata, per intenderci. Quindi questo amplificatore per me non è mai stato un grosso problema. Anche nel round dell'UFO, dove ci sono 10 smasher che se arrivano da sud mi spaccano tutto, ecco, non è stato un problema perché gli zombie non arrivano. Mi basta anche comunque tenere sotto controllo, continuare a costruire per gli smasher e diciamo che riesco a cavarmela così. Però vedremo in futuro cosa riuscirò a escogitare per gli smasher. Vi farò sicuramente sapere, raga, vi farò sapere. Ora abbiamo l'amplificatore F, che è quello che si affaccia nella lava. Bello, questo amplificatore mi piace particolarmente, abbastanza semplice da difendere per quanto mi riguarda, perché appunto ci sono punti in cui basta far cadere gli smasher e non saranno più un problema. Non saranno più un problema in quanto se cadono nella lava, sì, sopravvivono ma continueranno a gironzolare e non potranno più fare niente. Anzi, è meglio così perché saranno ostaggi e tenendoli così vivi non rinasceranno e appunto non rischieremo ulteriormente. Quindi, qui che cosa ho fatto? Guardate, solito discorso che mi cerca di rilanciare gli smasher giù e nel caso proprio voi volete essere più tranquilli, nel caso loro vi camminano qui sopra, due lanciatori che ve li fanno morire, sarebbe la cosa più tranquilla da fare. Io ho buildato così e non mi sono trovato male, devo essere sincero. Guardate, così è come si presenta l'amplificatore. Qua è buildato così questa scala perché la giro in base a dove è l'ondata. Se l'ondata mi arriva da di là, ovviamente la scala la giro così. Se mi arrivano da di là, la scala la giro così. Ho sbagliato, la giro così. Partiamo col farvi vedere i tunnel. Allora,
Parto con lo Spondinord. Da F, come vedete qui, io ho cercato di fargli fare sempre il giro di qua. Qua dovete buildare in base a come avete buildato di là. Ecco, se voi decidete di rilanciare anche gli Smasher di qua, allora dovete avere un sistema aperto anche di là che comunque vi permette di rilanciare sempre gli Smasher. Stessa cosa di qua, raga. È particolarmente rilanciante, possiamo dire, questo amplificatore. Se li lanciate giù, credetemi, avete vinto. Avete vinto perché è particolarmente semplice così. Non posso sostenere potenziamento. Ah, ho poche metallo, ok. Qua abbiamo allora il tunnel che è così. Tappezzamento di gas, perché questo è un punto abbastanza critico. Dobbiamo cercare di far arrivare meno zombie possibili. Qua è tutto bloccato addirittura con gas per scoraggiarli, perché molti zombie venivano qua a spaccarmi. E allora io ho deciso di fare così. Qua è tutto chiuso, raga, assolutamente tutto chiuso per non dar modo agli zombie di passare di là. Tutto chiuso, ma nonostante questo ogni tanto qualcuno li prende il matto. Li prende il matto, loro passano di qua. Comunque il solito giro a S. Stanza perdi tempo di qua. Di qua non ho messo un pugno muro per scoraggiare gli zombie a passare di qua, perché preferisco che mi passino di qua e cadano qua sotto, che mi cadano, diciamo, di qua e mi vadano a influenzare le trappole che sono dell'altro passaggio. Ecco, questo sistema sì, funziona anche per rilanciare questi zombie di qua, però essenzialmente è fatto per lo spawn di là. Quindi va bene per entrambi, buildato così. Così loro ricadono. Qua comunque una roba per scoraggiarli. Ho notato che comunque molti zombie cadendo da di là, molti mi passavano da di qua. Buildando così, raga, al 100%, qualsiasi smasher passa, se non salta qua, gli zombie normali salteranno direttamente da qua. Gli smasher, se non saltano qua, saltano sicuramente al 100% qua, che vengono rimandati addirittura qui e nella maggior parte dei casi messi come ostaggio su questa isoletta. Una volta che sono qui, siamo tranquilli, non uccideteli perché non possono far nulla, anzi sono innocui. Diventano animali domestici, tant'è che non respawnano neanche, quindi stiamo proprio più tranquilli del dovuto, no? È forse meglio che ci cadino come ostaggi che muoiano, anzi, è meglio così, raga, senza metterci i puntini sulle i. Ora vediamo lo spawn di ovest, ve lo faccio vedere da così. Il tappezzamento, ah giusto raga, il tappezzamento da qua, vedete, qua è tutto chiuso e il tappezzamento per scoraggiare le streghe a spaccare i muri e lanciare da qui. Semplicemente minimale, non è grosso il mio tappezzamento qui. Qua è fatto così perché i lanciatori si mettevano qui sotto a lanciare, raga. Inutile dirvelo, facevano un giro della Madonna da dietro, arrivavano fino a qui a lanciare, quindi io ve lo consiglio. Poche strutture però essenziali. E così comunque come si presenta il mio spawn kill, guardate. Loro nasceranno precisamente da qui, come tutti voi ben sapete. Lì è tutto chiuso con gas comunque per uccidere quei pochi zombie che verranno a cercare di spaccare, perché ricordiamo che se c'è qualche compagno magari nell'amplificatore H che sta cercando di spaccare, che sta cercando di pulire le bombole eccetera eccetera, può essere che gli zombie cerchino di spaccare qua e passare di qua. In tal caso no, non avremo problemi, loro passeranno da qui. Qui abbiamo la bomba di lava, quindi possiamo mettere solamente due gas. Queste due gas danneggeranno gli zombie sbalzatori per comunque rimandarli e fargli perdere tempo. Stessa cosa, qui lo sbalzatore che li farà addirittura scendere dalla collina e ripercorrere da qui. Una volta che loro cercano di salire qui, verranno rilanciati indietro qua. Se non di qua, qua io vi consiglio di togliere le bordate e utilizzare i dardi, questo in qualsiasi passaggio. Poi il lanciatore a muro di qua, il lanciatore a muro di qua, è sempre tutto tappezzato di gas. Qua abbiamo un tunnel intero, perdi tempo per gli smasher. Ho notato che funziona davvero davvero bene. Se uno smasher cade qui sotto e cerca di risalire qui, raramente ce la fa. Se proprio ce la fa è dopo 9 tentativi che c'è proprio il secondo smasher che fa attivare i pugni. E se passa al secondo, uno magari ci passa. Però se ripassa, verrà nuovamente ributtato giù da qui, raga. Fate attenzione a come buildate qui, perché è importante che gli smasher non carichino, ma semplicemente percorrono qui camminando, camminando tranquillamente come dei gentiluomini. Saranno veramente veramente educati, tanto che verranno ributtati giù. E nel caso vengano ributtati giù e li prende il matto, passare da di qua non gli farà male, perché comunque verranno ributtati nel solito discorso che vi dicevo prima. Mi è andata particolarmente bene così, raga. Voi siete liberi di farlo come me, ma siete anche liberi di farlo come volete. Insomma, ognuno è libero di fare i passaggi come vuole, sperimentarli come vuole, eccetera eccetera. Qua raga, tutti questi tetti sono tetti vuoti per tappezzamento, perché i lanciatori, non sembrerà, ma i lanciatori venivano qua sotto, in quel punto lì, a lanciarmi in qualsiasi caso. Così invece no, se cadono nella lava i lanciatori, voi vi prenderà il panico, ma state tranquilli, faranno l'animazione che lanciano, ma lo zombie che lanciano morirà direttamente. Quindi state proprio tranquilli, se il lanciatore sta nella lava
lasciatelo lì perché non vi darà fastidio, anzi non rinascerà e sarà particolarmente semplice. Dovrete badare un lanciatore in meno, Siamo all'amplificatore G, il penultimo da difendere, raga. Questo amplificatore è particolarmente semplice, perché? Perché nel momento in cui loro cadono, e nei punti in cui appunto loro cadono, non potendo caricare gli smasher qui sopra, avranno un modo di saltare. Allora, partiamo dall'amplificatore, guardate, così è come si presenta il mio tunnel. Molto pulito, con sezioni appunto per far cadere gli smasher e qualsiasi zombie, perché qua a ondate alte cadranno anche qualche cicciotto. Vi faccio vedere come è buildato il mio amplificatore. Allora, qua è importante, guardate, dove è costruito col mattone e dove non ci sono le trappole ma semplicemente tetti per scoraggiare le streghe, ok? Qua il tappezzamento per le streghe, perché adoravano andare lì a lanciare, o in tal caso è comunque tutto chiuso perché adoravano venire pure di qua. Quindi raga, state molto attenti a come fate, Guardate, il loro spawn è addirittura qua sotto, però molti nasceranno qui, guardate. Infatti io ho chiuso in questa particolare maniera perché molti zombie, nascendo addirittura qui, se mettete il muro magari di una sezione indietro, ve lo spaccano. Quindi buildato in questa maniera, scoraggiate qualsiasi zombie ad andare di là, diciamo. Poi loro cadranno di qua non potete metterci la gas, perché la bomba di lava purtroppo è quello che è. Quindi guardate anche voi sempre le vostre bombe di lava, raga, ve lo ricordo, non sprecate, ci tengo molto che non sprechiate le vostre risorse. Allora, qua possiamo fare un tappezzamento di gas molto più promettente rispetto a di qua, quindi procediamo. Solito tappezzamento, pugno a muro anche di qua, che ci li rilancia indietro tutti gli zombie possibili. E qua piccola deviazione che so non è molto effettiva, però ci rallenta quel minimo indispensabile gli zombie. Ci fa prendere comunque in un'altra direzione agli zombie, li fa deviare, li fa prendere più gas. Solito discorso anche di qua. Qua funziona tutto, non ho mai visto trappole rotte in questa maniera. Soliti pugni di qua, che comunque rimandano sempre gli zombie indietro, guardate, buildato in questa maniera. Qua voglio assolutamente che lo zombie venga rimandato indietro al 100%, se arriva lo zombie qua, quindi niente bordata. Qua sì, invece, spero che prendi il danno. Quindi gli zombie vengono scoraggiati, vengono mandati tutti qua dentro, vengono comunque diluiti tutti in questa zona, o decidono di andare di qua. Io ho lasciato aperto di qua perché ho buildato, hanno più pavimenti da percorrere gli smasher saltando senza dovermi caricare la base. Quindi voi potete decidere di chiudere, sì, ma potete anche decidere di lasciare aperto e farli passare come me. Quindi io qua li faccio saltare tutti con le bordate, sempre per far prendere i danni a cicciotti. Qua le bordate sono veramente effettive, perché se vi cade un cicciotto e volete ucciderlo così su due piedi, magari sono due cicciotti, tre cicciotti, comunque le bordate qua sono davvero essenziali, raga, funzionano davvero benissimo. Essenzialmente anche qui, raga, potete stendere e fare un gabbiotto pieno di bordate, ve lo consiglio se avete le strutture. Pieno di bordate, qua state veramente tranquilli. Io ho fatto quello che potevo con le mie strutture, gabbiotto di bordate anche qua, soliti lanciatori a terra che rilanciano gli smasher. E anche qui, raga, qui se cadono devono per forza morire gli smasher, o se no, in tal caso potete buildare come ho fatto io, le scale per non far caricare gli smasher, e in caso spaccano le scale loro caricheranno questo muro e moriranno direttamente nella lava. Facendo questa particolare build, facendoli morire nella lava, però raga, voi dovete sempre stare allerta, dovete sempre ricostruire il muro. E essenzialmente questo amplificatore ve lo attaccheranno al round 19, quindi sarà l'ondata di taker e smasher. Quindi vi consiglio di mettere giù il bello stendardo che avete, per farvi vedere vi butto giù il mio campo lento, e appunto procedere con lo stendardo e continuare a rianimarvi qui e mettere il muro qualora ve lo spaccano. Essenzialmente però buildato così davvero avrete pochi problemi. Potete vedere la mia difesa, a me una certa mi ha lanciato una strega da lì perché stavo pulendo le bombole, facendo il salto per sbaglio ho distrutto lì, ho fatto saltare in aria tutto con le bombole, c'è la clip della mia sopravvivenza. E facendo così con la spada, saltando e atterrando così, facendo distruggere, ho fatto distruggere quello che è questo mini tappezzamento per scoraggiare le streghe a lanciare, ok? Perché se no, se non fate questa roba così, le streghe, sapete dove si mettono a lanciare? Arrivano qui belle e iniziano a lanciare verso sopra. Però se voi fate questa particolare costruzione così, bella buildata, le scoraggiate, loro non lanceranno, semplicemente scenderanno e si spera che muoiano, raga. Comunque è difficile che arrivino qui.
c'è giusto un lanciatore che magari al round 19 riuscirà a salire, se è velocissimo salirà qua, se tutte le trappole si sono attivate. Se sale ci mette un colpo a spaccarvi il metallo al 3 con la trappola, ecco, a quel livello un colpo, il secondo vi inizia a danneggiare l'amplificatore. Comunque non è una particolare zona difficile questa, raga, se buildata così vedrete che vi risulterà veramente veramente semplice. Detto questo, passiamo all'amplificatore H e ultimo amplificatore. Come vedete, l'amplificatore H a me è quello sopra all'amplificatore G, per intenderci. Questo amplificatore qui è particolarmente piacevole, non lo so, non so dirvi perché io non ho mai avuto problemi. Allora, voglio partire questa volta da come è buildato l'amplificatore intorno. Vedete come è buildato? Buildato in questa precisa maniera, gli smasher non avranno modo di caricarvi, non avranno modo in qualsiasi caso. Loro verranno e nel 10% dei casi vengono qui e vi spaccano questo pavimento, ma nel 99% dei casi gli zombie vedono qui come un passaggio possibile e non so perché, raga, ci passano, salgono attraverso senza dovermi spaccare questo pavimento. Salendo qua, se non saltano al primo colpo, saltano sicuramente al secondo. Saltando al secondo colpo, loro muoiono col danno da caduta. Quindi raga, io ve lo consiglio al 100% questa maniera di buildare così. Funziona particolarmente bene, non so dirvi perché loro vedano sta cosa come un passaggio possibile. Fatto sta che funziona, addirittura i bombaroli e i cicciotti, se riescono ad arrivare vivi, loro si buggeranno qua, inizieranno a guardare il muro senza neanche lanciare la bombola. Nella maggior parte dei casi, niente, saranno fermi così a guardare il pavimento e dopo tot secondi scompariranno nel nulla. Quindi io sopra sì, ci ho messo le gas comunque per danneggiarli nel caso, per scoraggiarli. Comunque se viene qualcuno qua mi danno una grossa mano le gas messe qui sopra. Però raga, vi consiglio questa build, ve la consiglio particolarmente. Poi abbiamo un tappezzamento veramente immenso qui. L'angolo lo potete decidere di togliere, tutto questo angolo così, raga, potete decidere di toglierlo. Io l'ho lasciato per estetica e l'ho lasciato anche per essere leggermente più tranquillo. Allora, i due tunnel. Partiamo dal tunnel di sud. Quindi, questo è il tappezzamento. 1, 2, 3, 4. Sempre le solite 4 strutture. Anche se qua potete rimuoverle. Potete rimuovere tutto il tappezzamento, raga. Potete lasciare questa parte qua, questo slot da 2, e togliere tutta questa parte. Tant'è che è inutile. È inutile e risparmierete le strutture. Io ci tengo a farvelo vedere così per lasciarvi anche un'idea più chiara di come potete fare i tappezzamenti, raga. Così è funzionale al 100%, credetemi, non ci sarà mai neanche una strega che vi lancia. Però io posso anche dirvi di togliere questa parte, tant'è che è inutile per la logica di Fortnite. Però se togliete questa parte qui, buildate 1, 2, 3, 4, 5, 6 e buildate un po' di tetti anche qua, ok? Questo perché? Per scoraggiare le streghe a spaccare, venire di qua e lanciare. Quindi ora passiamo al tunnel vero e proprio. Allora, questo è lo spawn degli zombie. Questo spawn purtroppo è coperto dalla bomba di lava che cade precisamente qua. Quindi raga, è inutile, non possiamo metterci le gas anche se la tentazione è grossa, lo so. Partiamo con le gas qua, bordate per cercare di fermarli quell'attimo di secondo e danneggiarli. Danneggiarli, comunque lo sbalzatore qui e lo sbalzatore qui gli sbalzerà ulteriormente e cercherà di rilanciarli indietro. Una volta che verranno rilanciati indietro qua, passeranno, verranno rilanciati indietro da questo pugno che essenzialmente è molto più effettivo, in quanto l'arcata del loro sbalzo darà modo agli zombie di cadere direttamente di nuovo qui. Ok, ripercorreranno questa strada. Qua un muretto che comunque... questi due muretti, raga, che boh, in questo particolare punto mi sono serviti. Mi davano modo di vedere molti meno zombie, però non possiamo permetterci di fargli ovunque questi muretti. Solito pugno che rilancia indietro gli zombie. Qua c'è la stanza per di tempo, sempre per gli zombie. E beh, per chi, se no, chi no. Poi, raga, qua abbiamo sempre il pugno che ci rilancia indietro gli zombie di tutta la slot. Quindi qua vi consiglio addirittura di toglierlo questo, perché sennò vengono magari rimbalzati qua e servirà a nulla, no? Intendiamoci. Quindi il pugno che rilancia indietro, solita stanza, raga, mi sembra tutto chiaro. E qua, importante, questo punto è un punto dove comunque dobbiamo già cominciare a farli saltare gli smasher. Buildata così, uno smasher se passa una volta già salta. Saltando una volta, salta la seconda volta qui, raga, e stiamo tranquilli. Quindi questo passaggio mi sembra particolarmente semplice. Pugni che faranno fare avanti e indietro ai zombie cicciotti che passano e li faranno comunque anche saltare. Invece lo spawn da ovest, guardate, partiamo sempre dal sopra, così come si presenta il mio tappezzamento. E questo è lo spawn, guardate. Allora,
Qua è importante la struttura, come lo sostenete. Perché, ok, a me vedete che c'è il muro qua, però qua ogni tanto gli zombie gli prende il matto e... cioè, gli prende il matto, cioè, lo spawn direttamente qui e vi spaccano quella struttura. Quindi guardate bene il mio sostegno com'è. Raga, importantissimo il sostegno. O lo fate come me, o fate una roba del genere piuttosto. Fate una roba del genere e lo collegate qua. Perché, raga, è importantissimo il sostegno di questo spawn kill. È importantissimo, credetemi. Quindi noi procediamo con le gas, addirittura potete decidere di aumentarle fino a qui. Potete farlo, eh? È consigliato in quanto nascono persino fino a qui. Io non ho avuto particolare bisogno, devo dire la verità, però devo dire che comunque se avete bisogno potete farlo. Quindi lo spawn qua, purtroppo abbiamo una bomba di lava davvero fastidiosa che cade qui e a volte cade anche qui. Quindi raga, prendete bene le vostre misure. Prendete bene le vostre misure, ci sarà qualche zombie che passerà anche da qui sopra. Qui sopra, qui, purtroppo vi romperanno, almeno a me la bomba di lava vi rompe, quindi voi prestate ben attenzione dove potete mettere le vostre gas. E vi anticipo che anche potete fare lo spawn kill direttamente da qui. Se lo fate da qui, però molti zombie da qui, vi ricordo che nascono anche da qui, quindi dovete valutare bene il sistema. Ci sarà un piccolo spawn che nascerà addirittura da qui sotto, guardate. Quindi cosa faranno? Da qui sotto, guardate bene, loro percorreranno questa strada per le streghe. Io... ho visto che molti hanno buildato lì anche il tappezzamento antistreghe lì, dei pavimenti. Io non ho mai visto una strega lanciarmi da qui comunque. Ammetto che all'inizio l'avevo buildato, poi l'ho tolto per risparmiare strutture. E comunque avendolo tolto non ho mai notato streghe che lanciavano. Però vi devo dire che se le notate, fate un pavimento piccolo anche qua che vi copre le streghe. Qui loro saliranno da qui, saranno pochi gli zombie, non preoccupatevi. La maggior parte degli zombie, guardate, nascerà da lì. Guardate quanto è fastidiosa questa bomba di lava, raga. Quindi loro entreranno in questo tunnel. Se è possibile verranno rilanciati direttamente tanto indietro. Se no, in tal caso, questo sbalzatore, questo pugno muro li rilancerà di brutto giù. Addirittura io mi trovo bombole lì. Addirittura col cecchino al neon vedo che gli zombie da lì vengono rilanciati fino qua sotto, raga. Che è tantissimo ed è importantissimo. Se loro vengono rilanciati fino qua sotto, vuol dire che devono ripercorrere tutta la salita. Vengono a ripercorrere tutta la salita e devono perdere un sacco di tempo. È molto molto importante questo. Molto importante. E poi dovranno ripercorrere, senza parlare che magari ce la fanno o no, a arrivare fino a qui vivi e non ributtati indietro. Comunque fanno questo giro e vengono sempre nello stesso sistema, raga. Stesso sistema, che è sempre un giro S solo, per non scombinare troppo l'intelligenza artificiale. E una gabbia per di tempo. Una gabbia per di tempo che è davvero funzionale in questo particolare punto. Qua vi passeranno occasionali mostri della nebbia, occhi belli, occasionali zombie, raga. Veramente saranno veramente veramente pochissimi. Qua comunque già le strutture per farli saltare, è importantissimo, solito pavimento buggato qua per farli saltare. E qua, raga, stesso discorso, una volta che arrivano qui loro cercheranno di salire qui e salteranno. Salteranno e gli smasher si spera che muoiono, muoiono qui o muoiono direttamente qui. Se riescono comunque a arrivare fino a qui, raga, loro verranno addirittura rilanciati dentro questo sistema. Vengono rilanciati dentro questo sistema, se poi loro li prende il matto e vengono qua a spaccare, perché è successo, o qui saltano, hanno una struttura in più per saltare, o se proprio passa, arriva fino a qui, lo smasher viene rilanciato addirittura fino a qui. Ecco perché c'è uno sbalzatore qui, perché lo smasher viene rilanciato qui sul tappezzamento, quindi dandogli questa struttura lui passa e ha un'altra struttura per saltare. Se non salta la prima, salta la seconda per forza al 100%, raga. Quindi questa particolare build è funzionale al 100%. E questo era l'ultimo amplificatore. Dunque, raga, io vi ringrazio di aver guardato il video. Fatemi sapere se vi è tornato utile, se avete copiato qualche mio passaggio o anche come lo avete migliorato, Perché io ci tengo a dirvi che non è assolutamente perfetto. Magari ci sono cose che possono essere molto più funzionali rispetto a come le ho fatte io. Adesso comunque affronterò di nuovo io l'endurance, l'affronterò molte volte. Cercherò di capire quali miglioramenti possono essere fatti. Però visto che voi volevate comunque una base dove poter impostare le vostre wargames, le vostre basi di Montespago, questa è un'ottima base. Ci tengo a dirvi che funziona al 100% anche per le wargames. Ovviamente avviate sciame di abietti e negato per sopravvivere. Se volete 100 rivantaggi in più, fate a tempo pieno, così ucciderete anche i mostri della nebbia. Però facendo quello, raga, fate ben attenzione anche alla vostra posizione, perché buildando ciò sapete che le streghe eccetera eccetera li prende il matto e fanno giri magari immensi. Detto questo, vi ringrazio della compagnia, vi ringrazio di aver guardato il video. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo episodio. Bella bella.